Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto, il tesoro dell'area zero, seconda parte, il disco Indaco. Questo sarà l'appuntamento finale della storia, dopodiché ci sarà qualche episodio del post-game. Cominciamo. Quindi questo è ciò che ha visto Calugaris nel Nel libro Violetto non viene fatto vedere proprio questo, comunque. La sua energia è fuori controllo. Di questo posto siamo in pericolo. Mi dispiace, ragazzi, ma devo chiedervi di fermare Terapagos. Presto, lui riscende in campo anche tu. Dobbiamo fare qualcosa per fermarlo. Non può essere. Non doveva andare così. Siamo in questa situazione per colpa mia. Ah, è un raid allora. Ok. Allora, colpo basso, andiamo. Non faccio ovviamente terra cristallizzare Ogrepon, non serve a niente. Ah, si inizia a si prendere il botte allora? Mamma mia. Una barriera che riduce i danni. Provate con la terra cristallizzazione, potrebbe essere efficace. Terra cluster. Ah, colpisce entrambi. Beh, certo. E clava di liane? Voglio provarla. Lascia perdere polverabbia, non serve a niente. Se fa terra cluster attacca entrambi. Ma il danno alla fine è uguale. Ah, terra cluster, accidenti. Ma solo questo fa? Vabbè, dai. Allora, mi sembra che gli faccia male la lotta, quindi io manderei Conkeldurr, no? Gli fa male la lotta. Allora, adesso è il momento di contrattaccare con la terra cristallizzazione. No, no, non posso. C'ho la terra cristal normale con Conkeldurr. Purtroppo non posso fare altrimenti. Devo per forza fare con senza terra. Ok, wow, 100 danni gli ha fatto. Più di 100 danni. Fresca. Finisce fuori combattimento. Sto coso è troppo forte. Quella sole? Troppo forte, potrei farglielo dopo. Ma questo era un brutto colpo. Beh, effettivamente. Allora, cozzata Zen. Se mi becca mi devasta. Questo è chiaro. Terra cluster, meno male. Quanto? Un po' troppo, eh? Non è per dire, ma era un po' troppo quello. O no? Dai. Allora, ancora martel pugno e dovrei mandarlo. Dovrei rompergli la barriera in quella maniera. Ok. Martel pugno. Ancora no. A dire il vero, se gli faccio troppo forte, oltre a rompergli la barriera, gli faccio un danno extra proprio perché gli rompo la barriera. Però non voglio farla ora. Ma dai! Ma stai scherzando? 160 mi ha fatto? Oh! Ma sono matti questi! Vai, martel pugno, ancora. Poi gli rompo la barriera, poi faccio troppo forte. Perché non mi manda KO, meno male. Meno male, stavo dubitando che mi mandasse KO, Poteva succedere. Non l'ha rotta? Ah, beh. Beh. Ah. Sì, non fa niente. Va bene. Va bene. Tranquilla. Tranquilla, Tata. L'ha rigenerata assorbendo energia. Ah, deve lottare anche Riri. Ma dai. È inutile, non posso fare niente. Lotta con me, ti prego. Allora, che tipo sarà? Folletto? Psico? Veleno? Non si vede qui che tipo c'ha ora. Lo ricarico per vedere che roba fa.
farà Terra Cluster. Prima o poi, se lo finisci Terra Cluster, inizierà a fare corsa da Zen. Deve finirlo Terra Cluster prima o poi, a meno che non ha punti infiniti per questa lotta. Eccolo qui, corsata Zen, evita l'attacco. Facciamo troppo forte, dai, vediamo che combina. Eh no, niente, mi sa che non lo facciamo proprio. Oh, invece sì, lo facciamo! Let's go! Ok, è psico. Mandiamo la croccomela. Non ce l'ho. Ancora un turno, ok. Palla ombra, vediamo un po' che succede. Geoforza, ma dai! Ma non è vero! È super efficace, quindi è psico. Fa esplendere la terra cristallizzazione, sì. Se solo servisse a qualcosa, visto che ha geoforza. Mi conviene farla, no? Dovrebbe fare cozzata Zen, missare, e poi allora posso fare la terra e resistere quindi a un altro colpo. No, no, è inutile così, dai, è inutile. Non posso farla. Continua a ricaricare finché non fa qualcos'altro. Geoforza dovrebbe averne solo 10, quindi ci vediamo fra 10 turni, tipo. One eternity later. Non mi sta finendo più. Ho deciso di cambiare Pokémon perché non finisce mai sta Geoforza. È un continuo. Guarda, ancora. Quante ce n'ha? Massimo 16, ma qua ne ha fatte 20 una parte. Oh, allora, mo ricarico e via. Oh, allora, viene almeno le prende bene. Oh, Terra Cluster, ancora. Ma non l'aveva finite? A meno che sto coso non ha punti potenza infiniti. Allora dice, sai, ce l'ha infiniti, ce l'ha. Vabbè, ora mandiamo la croccomela. Terra Crystal. E speriamo che faccia qualcosa almeno. Mazbo. Lancia fiamme? Vediamo un po' che gli fa. Dubito, è molto forte come Pokémon, eh. È molto forte. Non me l'aspettavo così tosta. Cioè, è strano, è davvero strano. Però è bello che sia forte. Bello che sia difficile. Dai, più veloce lui. Ah! Ah! E che famo? Ancora! Ma basta! Ma non è possibile! Ma non è possibile! Dubito possa farlo molte altre volte. Speriamo di no. Link, hai messo male. Rivida, tira fare anche tu! Ti prego, sì. Ma io non ci riesco. Non sono in grado. Dai, Riri, su! Eccolo! Hydra Ball! Oh! Mo farà Terra Cluster, immagino. Il mascalzone. Terrapados cambia tipo. Ti prego, fa che sia acciaio, così lo sfascio. Link, lotterò anch'io! Ti sei deciso finalmente, meno tardi che mai. Adesso datemi da fare e sistemate sta faccenda. Fammi ricaricare, ti prego. Non fare Terra Cluster. Fai un altro attacco che colpisce solo l'avversario per una volta. Nella tua vita, Terrapagos, fai quello che ti chiedo. Vabbè, basta che non mi fai troppo male. Ok, perfetto, perfetto. Ci siamo. Bomba sciroppata, che gli fa? Ah, è super efficace. Non è che è tipo drago. Potrebbe essere tipo drago. Canzone ardente, vediamo quanto gli fa. Faccio canzone ardente perché almeno posso boostarmi. È tipo drago, vero? È tipo drago, lo sapevo. Vai, bomba sciroppata, yeah!
La velocità diminuisce. Ottimo. Palla ombra allora, dai. O forse è acqua. No, non è acqua, bomba sciroppata fa. Grido del drago. Ok. Grazie. Ti posso fare un brutto colpo allora. Se non ci crepo ora. E non ci crepo, Hydrapple! Ah, diminuisce la velocità ad ogni turno? Buono. Poco fa KO, ma non importa. No, brutto colpo. Ah, difesa speciale diminuisce. Ci siamo, raga, eh. Ci siamo, eh. Questa sta andando bene con gli status. Era da fare fin dall'inizio. Idropulsar. Allora bomba sciroppata è tipo erba? Dato che Trappola è tipo drago, pensavo fosse... Allora è tipo acqua. Proviamo con un Pokémon elettro allora. Ma che bellino. Tuono pugno! È tipo acqua, wow. Bomba sciroppata allora è erba. Vabbè, ci sta, dai, ci può stare. Sì, è diminuita la difesa speciale, però ho ben da scelta con Rocky, no? Meglio usare un attacco fisico. Ora dovrebbe rompersi la barriera. Grande. Grande Hydrapple. Ah, forse no. Vabbè, ho ancora altri due Pokémon da usare. Tempo di revitalizzare, allora. Posso andare in Terra Crystal con Tinkaton e fare Gran Martello e fargli un bel bonk in testa. E fargli entrare un po' di buon senso in quella zucca vuota. Non serviva. Ma comunque, potremmo usare l'ascia che abbiamo in testa, no? Farebbe più male, credo. Anche se il martello è fatto con gli scarti di Corviknight, quindi boh, non lo so. Vai, arrabbiatissima! Niente, non è molto efficace. Perché? Devi dirmi perché non lo è. Un'altra barriera! E basta! Sembra che non possa più assorbire energia e rigenerare la barriera, è l'occasione giusta! Mettetelo fuori combattimento, mi dai il permesso! Va bene, allora facciamo carineria. Anche se sono acciaio, facciamo carineria. Fa male, fa molto. Anche perché non posso usare il martello due volte. Terra Cluster, oh no! Farà un pochino male. È super efficace su Tinkaton. Ma come? Wow. Paralizzato. Yes. Grande. Vai carineria Tinkaton. Yes. Finita. È tornato Baby Terapagos. Forse adesso entrerà nella Pokéball. Già, già. Non catturare? Link, tu sei l'unico che può farcela. Dai, dai! È fatta. Si è calmato, almeno credo. Tutto a posto, ragazzi? E lei, professoressa? Meno male. Sì, non preoccuparti. Per colpa mia avete corso un grosso pericolo. Mi dispiace tantissimo, vi devo delle scuse. Altro che... È tutta colpa dello Safissa per il Terra Crystal. Un adulto dovrebbe essere più responsabile. È vero, non ho giustificazioni. È stata anche colpa mia. Per tutto questo tempo non ho fatto altro che invidiare Link. Ero ossessionato, volevo diventare come lui. Mi sono fatto prendere dall'angoscia e avevo la smania addosso. Ma ora mi rendo conto che diventare come lui è impossibile. Finalmente, finalmente posso rassegnarmi. Sei stato fortissimo, dai. Però io...
e piange. Sei proprio un testone. Ma è un bene che alla fine sei riuscito a liberarti di questo peso. Piangono tutti. Avrete anche preso un bello spavento, ma siete stati tutti brillanti. Bene, e ora che Link è riuscito a catturare Terapagos, la nostra missione nell'area zero può dirsi conclusa. Si torna all'istituto Mirtillo. Va bene. Ma non saprei. Eccoci qui, finalmente. Devo avvisare Alisma. Anzi, forse è meglio se chiamo prima la casa editrice. Link! Ecco, ho qualcosa da dire ai membri del Club Lega e a tutti quelli a cui ho creato problemi. Voglio scusarmi come si deve. Anche con te, Link. Perdonami! Quindi, insomma, io... Ecco... Vorrei aggiustare le cose e... ricominciare da zero. Quindi ti andrebbe di... tornare amici come eravamo prima? Voi due! Guardate che vi lasciamo qui! Allora, lotta contro Terapagos ho detto che era difficile per quanto riguarda l'asticella che Game Freak ha messo per tutto quanto il gioco e anche per la prima parte del DLC. Era un'asticella molto bassa. Invece qui l'asticella è molto più alta, nonostante non sia chissà quale difficoltà estrema. Alla fine abbiamo visto che con la Terra Crystal e con il Pokémon del tipo giusto, Terapagos è andato giù, che era una bellezza. Però mi sento di dire, vale la pena acquistare 35 euro di DLC? Per la seconda parte, forse, magari, se fosse costato un po' di meno. Allora ti dico, sì, però... il prezzo è molto alto per un DLC che ancora non è completo. La parte finale del DLC arriverà a gennaio. Beh, direi che con questo si conclude questo episodio di Pokémon Violetto, il tesoro dell'area zero, parte 2, il disco indaco. Io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao! I get stuck.